Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: chi ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini per entrare nella casa del GF VIP 7. Le parole di uno dei volti che all'esterno è enormemente discusso per il suo legame con una delle inquiline. Siamo riusciti a risalire a questa clamorosa rivelazione attraverso un'intervista che abbiamo fatto qualche giorno fa. Si tratta di un personaggio di cui si parla parecchio, a causa di una serie di dinamiche generate dalle vicende che stanno accadendo nella casa del Grande Fratello VIP. Ne sono successe di cose dalla metà di settembre, da quando Alfonso Signorini e tutta la sua squadra hanno inaugurato una delle edizioni più complicate e ricche di dinamiche degli ultimi anni. Il volto in questione si attende da settimane nel giardino della casa, per un confronto con uno o addirittura più volti che fanno parte del reality. Tutto tace e ancora non si è visto. Si tratta di una sua precisa scelta oppure è volontà degli autori? A quanto pare dietro questa assenza c'è una ragione, che ha avuto modo di espletarci durante la chiacchierata che abbiamo avuto il piacere di fare insieme. GF VIP 7. Il no di un personaggio molto richiesto all'interno della casa. Dopo le discutibili dichiarazioni di Attilio Romita nei confronti di Sara Altobello e la presunta proposta di matrimonio che starebbe per arrivare alla pugliese, molti telespettatori si chiedono: quando arriva in giardino Toni Toscano? L'agente VIP, molto vicino alla concorrente, commenta attraverso interviste e post sui social. Ancora però non si fa vedere tra le mura dell'appartamento di Cinecittà, come mai? Ce lo ha spiegato durante l'intervista che abbiamo avuto modo di fargli qualche giorno fa. Personalmente non ho nulla in contrario. Mi è già stato chiesto alcune volte ma non mi sentivo pronto, soprattutto quando è accaduto il fatto con Attilio Romita. Sarei andato in giardino per parlare con lui perché io a Sara ci tento. Una persona genuina, non a mezze misure. Quello che deve dire lo dice. Mi è dispiaciuto quando ha perdonato Attilio. Una persona che si comporta in quel modo, io personalmente non l'avrei perdonata. Non l'avrei nemmeno considerato. Sono fatto così. A quanto pare, la disapprovazione per gli atteggiamenti del signor Romita mantengono l'uomo con i piedi per terra. Oltrepassano dunque, per una giusta causa, il grande affetto nei confronti della sua artista. Ma cosa c'è tra di loro? Si sposeranno davvero non appena l'Altobello uscirà fuori dalla casa a seguito di una sua proposta? Ho detto sempre a Sara che per lei ci sono e ci sarò sempre. Se capirà che io sono la persona con cui vuole stare, io sono qui. Quando me lo dirà lei, cavalcherò l'onda e lo farò. Se deve essere una mia iniziativa per mettere in imbarazzo lei, faccio un passo indietro. Se tu ami una persona la devi rispettare, difendere e proteggere da chi vuole inquinare il suo personaggio, la sua sincerità e il suo cuore enorme. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.